si è aperto ufficialmente ieri alla terza Viaggio per Immagini, una mostra fotografica itinerante da Taranto a Matera. Una mostra organizzata dall'Associazione Culturale e Turistica La Terza Orchidee, un'associazione composta da sole donne, di una bravura ed intelletto eccezionale. Una passione la loro per il nostro territorio, per i scenari rupestri e per la nostra storia, tanto da travolgerle e impegnarle nell'inventare e nel consolidare una mostra delle migliori immagini rappresentanti la nostra amata terra e la sua storia. Un viaggio che vi racconterà della storia di un popolo, della civiltà rupestre e culmina nel cuore di una grande civiltà, Matera, futura capitale europea 2019. Allora, Viaggio per Immagini è una mostra fotografica che è stata creata dalla nostra associazione proprio con lo scopo di mettere in evidenza l'unicità del parco, della terra delle Gravine. Le foto sono state gentilmente concesse da alcuni fotografi amatoriali e professionisti e ogni scatto rappresenta proprio l'unicità di un determinato territorio. Questo Viaggio per Immagini parte comunque dalla città di Taranto, coinvolge anche la città di Massafra, Palagiano, Palagianello, Mottola, Castellaneta, La Terza, Ginosa, fino poi ad arrivare alla città di Matera. E questo è un territorio interessante dal punto di vista storico e anche paesaggistico, perché l'elemento fondamentale è proprio la Gravina. La Gravina che conserva all'interno non soltanto un patrimonio paesaggistico di notevole importanza, ma anche un patrimonio storico che oggi bisogna rivalutare. Parliamo proprio dell'habitat rupestre, quindi delle chiese, delle cripte che nei secoli passati sono stati proprio i luoghi di culto dell'intero territorio. Dunque, nell'ottica di promuovere un turismo lento e riflessivo, questa mostra è stata inserita nel calendario di Viandanze di Puglia, questo circuito appunto che promuove il turismo sostenibile e diciamo la mostra coincide esattamente con il tema principale di questo circuito, cioè il viaggio lento a passo d'uomo. Di questo territorio, un territorio che noi abbiamo voluto che cominciasse proprio dalla città di Taranto e terminasse con la città di Taranto.